Ma se facciamo riferimento alle lattughe, a tutte quelle piante da foglia che invece non possiamo ripicchettare in profondità, allora il discorso cambia. Per cui, di fronte a un semenzaio fitto di cavoli, possiamo starcene super tranquilli e aspettare un po' di tempo in più prima di procedere con il ripicchettamento. Ma di fronte a un semenzaio fitto di lattughe, per esperienza personale vi posso dire che più si aspetta, più si va incontro a una situazione irrecuperabile. Per cui in quel caso, prima di tutto bisognerebbe gestire bene la semina, cosa che noi non siamo mai comunque in grado di fare. Per seconda cosa, se si vede che la semina è troppo fitta, nonostante una linea guida sarebbe quella di aspettare almeno la comparsa della prima o il primo paio di foglie vere per procedere al ripicchettamento, in un caso come quello si può fare uno strappo alla regola e dire vabbè, anche se sono molto piccole, lo facciamo lo stesso, almeno una prima ondata. E questo è quello che abbiamo appena fatto. Una prima ondata di ripicchettamento con le piantine veramente piccole, veramente al limite, avevano appena i cotiledoni e una fogliolina che abbiamo orribilmente tagliato, però possiamo vedere che nonostante tutto stanno bene, hanno superato l'esperienza e noi ne siamo molto felici.